Viaggio nell'interno. Un programma di Flavio Siddi a cura di Pasquale Satalia. Badamadesas e dulzuras e ue totufumu ester lentore. Ma guai si qualcuno cantatore si azzardera sendeo vivente ande doccare un solamente che li sono una multussa campana. Buon pomeriggio agli amici in ascolto. Con la poesia di Sebastiano Moretti, poeta e scrittore estemporaneo scomparso nel 1932, abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Viaggio nell'interno fa tappa nel cuore della Planargia, a Tres Nuraghes, 1600 abitanti, in provincia di Oristano, anche se i centri importanti più vicini sono in provincia di Nuoro, Bosa a 12 km e Macomer a 25. Moretti che cosa cantava nelle sue poesie? Ma generalmente Moretti ha scritto su valore sossaddus in guerra, ma le serine di onde Sardigna, sa femmina delituosa, serenatas de amore, poi ci sono altre raccolte diverse dove scriveva per esempio ad un sergente maggiore che era nella guerra 14-18 Mura, che sono versi, guardi, meravigliosi. Quando appunto il nipote era a Roma, li scrisse, facendogli capire le bellezze di Roma, e lui, perché gli chiedeva se aveva scritto qualche cosa sulla guerra, e lui dicendogli che ancora non aveva scritto niente sul fatto della guerra, perché aspettava la fine, la pace, quando ognuno ritornato a casa propria dai familiari si poteva cantare, non prima. E sono versi che sono meravigliosi. Nessun grande conflitto che in San Benas Mundo ti giuro franchettundo che niente fino a sora presente ne ha qui scritto e ti naro luego prite non le urina caduto fumo e linna e sa combatta quando la paga il fatta mi spiego. Com'era Moretti uomo? Era un ultimo amico. Un ultimo amico. E molto intelligente. Infatti Moretti fu con un altro grande di Tres Nuraghes, Sebastiano Madau, che morì in Sicilia perché si era sposato lì. Questo era arrivato al grado di direttore generale delle imposte dirette d'Italia. Erano andati tutti e due in seminario a Bosa, perché allora li prelevavano i più intelligenti e se li portavano per farli studiare. Se non che, dopo il secondo anno, hanno fatto una commediola questi due, perché erano poveri, per procurarsi qualche soldino per farsi un vestitino nuovo, un paio di scarpe nuove da portarsi in seminario. Se non che questa commediola che hanno fatto, tutti e due l'hanno recitata, non è garbata al vescovo d'allora, Monsignor Cano di Cuglieri, e gli rimproverava. Ma senza parlare
direttamente con loro. Loro hanno intuito, perché parlavano in questa commediola della disciplina ferrea che c'era nei seminari allora. E quando insistette, monsignore, loro presero la sotana con i capelli, lo misero in un fazzoletto antico che c'era la carta geografica d'Italia, con un semplice biglietto: grazie, non ci occorrono più. Monsignor Cano si adoperò in tutti i modi per farli rientrare, non ci riuscì. A un certo punto esclamò, e questo è il riconoscimento dei meriti del Moretti: abbiamo perso due missionari che avrebbero sbalordito il mondo. Tres nuraghes, come ben si comprende, sta per tre nuraghi, anche se di nuraghi ce ne sono più di tre. Almeno tre hanno dato il nome all'abitato che i nuraghi delimitavano. Di questi, due sono stati abbattuti. Del terzo, su Bastione, ci sono ancora i resti. Lungo il corso del Rio Manno, in località Foghe, esisteva una cinta di nuraghi che fa pensare ad un primitivo sistema difensivo. La storia di Tres Nuraghes è tuttavia più antica del periodo nuragico. Risale al tardo Neolitico, cioè a 5-6 mila anni fa, come testimoniano alcuni reperti ritrovati sulla spiaggia, oggetti appartenuti a popoli nomadi che si accampavano lungo le coste. Lungo il fiume, invece, si fronteggiavano due popoli, i Cidilitani, di origine romana, in territorio dell'attuale Tres Nuraghes, e, in territorio di Cuglieri, gli Enticiani, di origine greca. Sono state trovate le lapidi che delimitavano i territori. Tres Nuraghes conserva anche testimonianze della dominazione romana. In periodo giudicale fece parte del giudicato di Torres, divenne poi feudo aragonese, quindi annessa al marchesato della Planargia e infine nel 1839 riscattata ai marchesi Pagliaccio. Del periodo della dominazione aragonese restano tre torri difensive costiere: Foghe, Ischiarugia e Columbargia. Parte della storia di Tres Nuraghes, anche se non è nota, si è svolta sicuramente lungo le coste, particolarmente a Porto Alabe, oggi un accogliente circuolo centro turistico, in passato teatro di sbarchi, di incursioni e naufragi. In questo approdo insicuro, le navi caricavano il legname proveniente dalle foreste di Scano Montiferro, di cui una società genovese aveva ottenuto la concessione dai Savoia. Prostrato ai piedi del Regio Trono, chiedo il permesso di abbattere 400 querce. Così scriveva nel 1824, in una petizione indirizzata a Carlo Alberto, il marchese Pagliaccio. E con i reali permessi, le foreste, poco a poco, vennero divorate, tant'è che ancora oggi il territorio attorno a Tres Nuraghes e spoglio di alberi, come ricorda con questi versi accorati il poeta Sebastiano Moretti. Ecco, sossegantino so arrivare ai squadras de 60 oguentu. In oghesite di un bastimento, da e tre so battero a prodare. Cominzano in campagna a s'attendare, il monte busculito in movimento. Si intende che da lontano, che da fa caso scolpo di strale e tiki tacca. E a sudare giù, tente che snerba, sa seculare albure in abbassata, sa vicina, timenta e fracassata, furiosa che mente sulla serva, pare chinerza con poche superba, invendicata non mi lascia, intanto appena ruta e sta pezzata, luego questo posto sotterraneo. Thank you.
Trasnulages è l'ultimo paese della provincia di Oristano prima di Nuoro, l'unico paese della Planargia che fa parte della provincia di Oristano. Magomadas, che gli sta vicino, è già in provincia di Nuoro. Alla periferia dell'abitato, di fronte alla stazione delle ferrovie e delle complementari, il trenino non arriva più a Bosa, si ferma a Trasnulages, c'è un intero rione, Bianae, attraversato dalla linea di confine tra i due comuni e quindi delle due province. Accade che alcune case sono parte in provincia di Oristano e parte in provincia di Nuoro. In un'abitazione il soggiorno è in territorio di Trasnulages, provincia di Oristano, mentre per dormire i padroni di casa debbono addirittura cambiare provincia, perché la camera da letto risulta nella giurisdizione di Magomadas, nel nuorese. Una situazione che, se appare curiosa per chi ascolta, è invece causa di disagi e difficoltà per gli abitanti di Bianae, ogni giorno alle prese con conflitti di competenza fra i due comuni. Sono una componente della famiglia Pizzuto. Dunque io vorrei spiegare il problema della divisione della casa. Cioè, non, più che altro il problema non sarebbe il fatto di andare a letto a dormire nella provincia di Nuoro oppure di andare a mangiare nella provincia di Oristano. Il problema è che a un certo punto, quando una va per le fogne, mettiamo, oppure per vedere il certificato di abitabilità di queste case, di questa zona, eccetera, eccetera. I due comuni, uno che è provincia Nuoro e uno che è provincia Oristano, cioè cercano sempre di dare le colpe uno con l'altro. In pratica, se noi andiamo e diciamo perché non ci fate le fogne? E loro dicono perché dobbiamo parlarne con il comune di Magomadas, no? Il comune di Magomadas dice no, dobbiamo parlarne con il comune di Trasnulages, e quindi lottano anche per quello. E allora noi diciamo, ma scusa, noi paghiamo le tasse al comune di Trasnulages? Sì, ma voi siete divisi con il comune di Magomadas, e quindi c'è già quel problema. Così è, io sono andato in comune una volta, no? E io l'ho detto, guarda, io sono lavorando e c'ho la pensione. E questa pensione non mi basta di mettere la famiglia su, ecco. E io l'ho detto, guarda, io ho il pozzo nero vicino là dentro, vicino alla casa, alla porta della casa, è pieno. Io sono andata a Trasnulages, al comune di Trasnulages, l'ho detto, guardate, io ho questo problema, mi faccia la cortesia di aiutare per vuotare questo pozzo nero che ci vuole 300.000 lire. Queste 300.000 lire io non le ho per questo momento. Ma io ho detto, come devo fare? Quando vado in comune dico, chi sono? Parte di Magomadas e parte di Trasnulages. Siamo residenti al comune di Trasnulages, votiamo al comune di Trasnulages, abbiamo lì, come si chiama, tutto il comune, al comune di Trasnulages e tutto in provincia di Oristano. Cioè in pratica è solo per il fatto dei certificati di abitabilità e tutti i problemi che ci sono per quando uno vuole costruire qua, deve fare il coso della Bucarossi e tutte quelle cose lì. Quindi in pratica sono le due province che entrano in ballo. Io mi chiamo Antonella Marras e abito via Venezia, di Trasnulages e di Magomadas. L'orto appartiene a Magomadas e la casa a Trasnulages. E siamo residenti a Trasnulages, però noi paghiamo tutto al comune di Trasnulages. Io sono Letta Sebastiano, nato a Trasnulages. Noi qui abbiamo un problema delle strade, ce ne sono un poco asfaltate e rotte, rovinate, e la metà che sono asfaltare, e siamo abitanti tutti a Trasnulages. Il problema è questo, che lo dice a Magomadas se non è fatto, Trasnulages meno ancora. Noi non sappiamo come fare più. Questa strada appartiene a Trasnulages, appartiene. Le abitazioni di fronte sono metà Trasnulages e metà Magomadas. E ci cercano per tutto. Noi pretendiamo di essere residenti a Trasnulages, non Magomadas, perché siamo nati a Trasnulages.
siamo nati e vogliamo stare a Trinuragues senza avere nessun problema di pagare le tasse a Trinuragues e di essere metà magomata. Ma come si svolge questa cosa? L'unica soluzione, a mio avviso, è che i comuni trovino un accordo in modo appunto che tutto il rione appartenga a un unico comune. Quindi l'unica possibilità, a mio avviso, o comunque la migliore, è che ci sia un aggiustamento di confini tra i due comuni e tra le province, naturalmente. Trinuragues è inserita nella strada della Malvasia di Bosa, uno degli 11 vini sardi a denominazione d'origine controllata. Verdolina Malvasia, d'uva greca generosa, la migliore ti manda Bosa. Così ha scritto un poeta per decantare questo vino che viene ora prodotto in un'area ristretta comprendente 7 comuni. Un vino che viene spesso prodotto nelle cantine familiari con metodi tradizionali. Ottimo da dessert, da gustare a lente sorsate in qualsiasi ora del giorno, la Malvasia ristora piacevolmente e conquista anche per la cordialità con cui viene offerta. Ma in questo territorio, rallegrato qua e là dai vigneti di Malvasia, l'attività agricola più significativa è rappresentata dall'allevamento del bestiame, cui si dedicano un centinaio di allevatori. 190 capi bovini e 9.000 ovini costituiscono il patrimonio zootecnico di Trinuragues, che vede in prima fila la pastorizia. Insomma, non è che sia come altri paesi emancipati in molte cose. Qui è un paese che quasi quasi siamo ancora allo stato ai tempi arcaici, allo stato brano. Qui proprio non c'è nulla, non ci sono stati fatti niente, completamente niente è stato fatto qui. Non ci sono rifugi per pecore, mentre invece in altri posti ci sono rifugi per pecore, i pascoli sono più ricchi. L'estensione qui è polverizzata, la proprietà, perché sono frazioni, è polverizzata completamente, non è vera, polverizzata, non c'è niente. La buona parte adesso è tutta la campagna Trinuragues per questi 9.000 capi ovini, perché l'agricoltura non c'è più. Prima era un paese agricolo e anche di pastori, adesso l'agricoltura è sparita, ci sono soltanto queste pecore, ma a stento, campano a stento. I pascoli veramente sono pascoli sterili, ma non servono. Come il latte dove lo portate? Al caseificio, si porta al caseificio, sì, ci sono 3 o 4 industriali che vengono a portare il latte al caseificio. La vera formaggio non la fanno nessuno qui. Lo facevo sempre io, quest'anno però ho dato anche al latte perché è andato. Proprio è andato in malora il formaggio sardo, il fiore sardo è andato proprio in malora, non lo volevano manco gratis. Ripeto che non si può far niente, qualcuno aveva anche l'idea di poter, anche con sacrifici, di poter fare qualche cosa, ma siccome questa proprietà è polverizzata, addirittura ci sono proprietari che hanno 20, 22 ere di terra, 23 ere di terra, 12 ere di terra, ed è polverizzata. Cosa può fare un pastore? Anche se c'ha la buona intenzione, l'idea di poter fare qualche cosa di migliorare, prima di tutto che i padroni non lo lasciano migliorare, prima di tutto. Secondariamente non c'è il tanto di poter migliorare. Nelle campagne di Trinuragues è difficile
e i pastori, avere tutto di un padrone, non suo, tutto di un padrone, avere 10 ettari di terra assieme. L'altra accorpata. L'altra è tutta una cosa che polverizzata completamente. Abbiamo cambiato musica per parlare di mare e parliamo di Porto Alabe, questo nome esotico e fascinoso, di incerta origine, forse retaggio delle antiche incursioni dei Mori, è l'altra faccia di Tres Nuraghes, quella che lascia la terra, i nuraghi, i pastori, una civiltà che ci è familiare, per affacciarsi ancora timidamente al nuovo, al mare, in una zona che è tutto un susseguirsi di spiagge, arenili, banchi rocciosi e piccole insenature. Il mare pescoso e limpido è di una bellezza particolare. Del panorama da cartolina di Porto Alabe fanno parte le pittoresche torri costiere e i rinomati faraglioni. A nord si perde in un'ampia distesa di coste sulle quali si protende il capo Mararju nel golfo di Bosa. Nelle belle giornate è possibile vedere in lontananza la punta di Capocaccia. Su Porto Alabe Tres Nuraghes può giocare le sue carte perché il paese conosca i profitti di un'occasione di sviluppo turistico senza compromettere i valori ambientali, una politica che è ancora frenata dalle polemiche e dalla rivalità comunali. C'è tuttavia chi ha creduto in Porto Alabe, un pazzo o un pioniere. Quando ancora qui non c'era né acqua né luce né telefono, un imprenditore di Bolzano, Mario Crepazzi, si è buttato in un'avventura che costituisce un monumento alla fiducia sulle possibilità del turismo nelle coste sarde. Sono approdato per puro caso a Porto Alabe, ho trovato subito degli amici che mi hanno offerto un terreno, io l'ho comprato e così ho dato via alla costruzione di un piccolo albergo. Ecco, siamo nell'anno? Siamo nell'anno del 1970. Porto Alabe era ancora, c'era una strada ancora in macadam, quindi non asfaltata, piuttosto stretta, alcune case di qualche pescatore, di qualche concittadino di paese che era andato, si era affacciato al mare, poco o niente, non c'era l'acqua, non c'era la luce, era proprio, nasceva il primo sguardo verso il mare del paese di Tres Nuraghes. Tanto è vero che quando ho dovuto costruire l'edificio senza la corrente elettrica, senza l'acqua o andandomela a prendere a circa 400-500 metri di distanza, sembravo proprio un pioniere, quasi un pazzo, costruire un albergo in una zona che in primo momento non aveva nessun sviluppo per il paese. Dopodiché invece le cose sono andate già meglio, già il paese adesso in questi ultimi 5-6 anni c'è una vera e propria frazione. In questi ultimi 10 anni, oltre che a sorgere numerose case, parte di paesani di Tres Nuraghes, parte di paesi circostanti a Tres Nuraghes, parte anche, diciamo così, di turisti che vengono dal continente, no? Ci sono alcune case di continentali che si sono fatti, che magari hanno anche parenti a Tres Nuraghes o di sardi che vivono all'estero, con i loro risparmi ritornano al paese e si costruiscono delle case. Sono sorte un paio di ristorantini, oltre all'albergo, una piccola discoteca,
si sono portati i negozi durante il periodo estivo, i negozianti di Tesnuraghes hanno anche il loro negozio al mare, perché c'è una certa affluenza di gente che, diciamo che così, oggi in linea generale c'è il pieno della frazione della località Porto Labe, si possono contare circa 2.000 persone. I paesani si dovrebbero essere i primi ad inserirsi in questo sviluppo turistico di Porto Labe. Inserirsi come? Nell'industria terziaria. Innanzitutto dovremo costruire più alberghi e fare delle scuole per i giovani, in modo che si possano impiegare nel lavoro, e i negozi che dovranno sorgere se il paese cresce, se la frazione cresce, tutta l'attività commerciale dovrebbe essere in mano ai tresnugaresi. In modo che porta un certo benessere per il paese. Il paese vive di pastorizia, vive di zootecnia e di agricoltura, e il turismo è la quarta fonte, secondo me, che il paese dovrebbe sapere approfittarne. Porto Labe, un'occasione da non ma ha bisogno dell'interessamento e della partecipazione degli abitanti. Chi ci crede, chi non ci crede. Sentiamo ancora un parere, quello del farmacista del paese, il dottor Mario Villani. Lei che per professione naviga in un mare di ricette, ne ha una sua che valga per Tresnulages? Beh, una ricetta per Tresnulages sarebbe questa, cioè aprirsi un po' di più verso il turismo. Essere meno diffidenti verso questa forma di progresso, perché solamente io vedo, solamente tramite il turismo vedo un progresso a Tresnulages. Tresnulages, tre nulaghi, tre torri costiere e anche tre chiese, tutte interessanti e da vedere. Tre motivi per conoscere Tresnulages con la sua giovane marina di Porto Labe. A questi ricordi affidiamo la conclusione della trasmissione, con i ringraziamenti per quanti sono intervenuti: a Vito Corona, che ha recitato le poesie di Sebastiano Moretti, ad Attilio Fais, di cui abbiamo sentito le musiche tradizionali all'organetto, al professor Franco Dessì per le notizie storiche, a Sebastiano Serra, e infine al tecnico in regia Tore Pistis. Lunedì ai microfoni di Viaggio in Interno gli abitanti di Scano Montiferro. A risentirci alle 14.30 sempre sulle stazioni della seconda rete regionale. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo trasmesso Viaggio nell'interno, un programma di Flavio Siddi a cura di Pasquale Satalia.